Benvenuti nel canale di Factorial HR. Oggi vedremo assieme i 5 film che un manager HR deve assolutamente vedere. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Iniziamo con Invictus, film di Clint Eastwood del 2009, basato sulla biografia di Nelson Mandela. Come tutti sappiamo, presidente del Sudafrica dal 94 al 99 e premio Nobel per la pace. Questo film, fantastico sotto molti aspetti, esprime l'importanza della leadership, della motivazione e del lavoro di squadra nel percorso professionale e personale di ognuno. Il messaggio nel film per i professionisti delle risorse umane è chiaro. I dipendenti possono facilmente demotivarsi e diventare pessimisti nel loro approccio al lavoro. È dovere delle risorse umane far emergere gli aspetti positivi attraverso eventi, feste e attività che possono ricaricare le persone e aiutare e supportare il lavoro di squadra. Proseguiamo con L'arte di vincere, film del 2011 con Brad Pitt e Jonah Hill. Racconta la storia vera di una squadra di baseball che ha rivoluzionato per sempre la gestione sportiva. Utilizzando i dati in modo astuto, o meglio le People Analytics, ha potuto creare una squadra ad alte prestazioni a un costo inferiore a quello dei concorrenti. L'allenatore nel film preferisce l'analisi numerica alla tradizione. Vuole dimostrare che un computer può formare una squadra in maniera più efficiente dell'istinto umano. Non è forse questo l'obiettivo delle risorse umane strategiche? Il prossimo film è Alla ricerca della felicità, diretto dall'italiano Gabriele Muccino. Il film, tratto da una storia vera, racconta come una persona può sopravvivere a condizioni di vita estremamente dure senza mai arrendersi. La lotta quotidiana del protagonista per dare una vita adeguata al proprio figlio rappresenta le sfide che ogni professionista delle risorse umane deve affrontare ogni giorno sul luogo di lavoro. Alla ricerca della felicità è il film perfetto per imparare a perseverare anche nelle situazioni più difficili. Il prossimo film fondamentale per un professionista HR è Apollo 13, che racconta la storia vera di una sfortunata missione spaziale americana. I personaggi di questo film epico di Ron Howard forniscono costantemente esempi di come mostrare una leadership razionale durante una crisi. In sostanza, il film è anche l'esempio perfetto di come i team leader virtuali possono risolvere un problema quasi impossibile attraverso il lavoro di squadra, l'ingegnosità e il processo razionale. Kung Fu Panda, film di animazione del 2008, tratta apertamente di leadership e impartisce lezioni sulla continua sfida con se stessi per migliorarsi e sull'importanza di avere buoni mentori. La lezione più importante che questo film ci insegna è che i leader devono guidare. Quando il protagonista del film viene chiamato a guidare una squadra, si trova insicuro sulle proprie capacità. Ma una volta che riconosce i propri punti di forza e punti deboli, sarà in grado, come del resto un vero leader, di ispirare i suoi amici e la sua famiglia a combattere da soli. Questi erano i 5 film che, secondo Factorial, un professionista HR deve assolutamente vedere. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale.